Mancuso, Crotone nel mirino, a Foggia hai ritrovato il gol, ora si è ricreato anche tanto entusiasmo. Sì, il gol mi serviva, ma quello che più è servito è stato per portare a casa un punto importante su un campo difficile. Ora ci stiamo preparando al meglio per la trasferta di Crotone. Ci sarà Pettinari di là nel reparto offensivo, tu ci hai giocato insieme tutto l'anno scorso, che consigli ti senti di dare ai tuoi difensori? Ma Stefano è un giocatore, veramente la parola che mi viene in mente è imprevedibile, perché è dotato veramente di colpi importanti, però noi dobbiamo cercare di fare la nostra gara e cercare di arginarlo per portare a casa la vittoria. Nel Crotone non ci sarà invece Rodien, che probabilmente è il giocatore con più qualità della squadra di Stroppa? Beh sì, ripeto, agli altri ci guardiamo e no, perché poi quello che conta è quello che dobbiamo fare noi, l'interpretazione che ci dobbiamo mettere noi in campo e ci dobbiamo mettere la voglia che ci abbiamo messo a Foggia. Pescara della prima parte del 2019, il Pescara di Foggia, cosa è cambiato perché si è vista una squadra diversa in campo, al di là del modulo? Ma magari i carichi di lavoro che abbiamo svolto alla ripresa sono stati importanti e magari avevamo anche un po' quelli sulle gambe. Poi comunque nelle prime tre partite non abbiamo portato a casa ancora la vittoria, quindi stiamo cercando di tirare fuori il massimo ognuno di noi per cercare di centrarla il prima possibile. Firmeresti per un pari a Crotone? Voglio andare a cercare la vittoria perché ci manca, non abbiamo ancora vinto nel 2019 e noi dobbiamo pensare a cercare di vincere tutte le partite.